bentornati anche oggi sul mio canale. Oggi c'è veramente un argomento molto spinoso da affrontare. Praticamente tutti parlano per svariati giorni di questa diatriba che c'è fra la cantante Elodie e il nostro governo. Vi spiegherò da dove nasce questa diatriba e che cosa è stato detto sia dall'artista e sia da alcuni rappresentanti del nostro attuale governo. Non ha cose più importanti da fare, cioè gestire un paese, fare delle cose anche più burocratiche che stare a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per le persone. Cercherò ovviamente, per evitare anche problematiche, no, relativamente a un credo politico, che non deve entrare in questo contesto, ma bisogna cercare fra tutti, compreso io che sono veramente molto in difficoltà oggi, perché da una parte c'ho Elodie e voi sapete, e dall'altra c'ho questo governo e voi sapete. Quindi per evitare che ciò sia una cosa che magari scaturisca commenti offensivi, che in questi casi arrivano quasi puntualmente sempre, cercate di staccarvi da quello che credete o che simpatizzate più che altro e cercate di entrare proprio nella questione, l'argomento vero, staccandovi da quello che è politica e in questo caso anche da quello che è musica fino a un certo punto, perché in realtà la diatriba nasce su un campo completamente diverso. Ma non c'è bisogno con tutto quel livore, con quella cattiveria, incazzata, la lobby. Stai calma. Tutta questa diatriba nasce dopo che Elodie è stata praticamente nominata una delle 12 donne che farà parte del calendario Pirelli del 2025. Calendario Pirelli, voi sapete, non è proprio così vestito con i cappotti, ecco. Si espone il corpo. Elodie è sempre stata una persona che, oltre che artista, proprio come persona, che ha sempre comunicato molto con il corpo, nel senso che lei si piace e ritiene che il corpo sia una parte del suo linguaggio e quindi lei si deve sentire libera, dice, di potersi esprimere anche con quello. Però è giusto che lo facciano tutti, giustamente, e infatti come lo fa Elodie, lo fa anche Big Mama. In molti criticano perciò il modo così disinvolto in cui Elodie affronta la musica. Lei canta, ma si spoglia, balla, mezza nuda e ok. Non è la prima, l'ho detto più volte, non sarà neanche l'ultima, perché nella musica ne abbiamo viste di artiste anche molto più dotate vocalmente dell'Elodie che per arrivare al successo hanno comunque usato il corpo. Un nome? Anoxa. In un'intervista, parlando proprio del calendario Pirelli, chiaramente l'intervistatore ha buttato paglia, chiamiamola paglia, sul fuoco affinché si incendiasse veramente una certa polemica, chiedendo proprio a lei cosa ne pensasse di questo attuale governo. Ed era chiaro, perché è già successo in altre occasioni, che la situazione è diventata rovente, ma non tanto per i toni quanto per quello che è stato detto. Allora, sappiamo, perché Elodie stesso lo dice, che lei è contraria a qualsiasi forma di discriminazione, come è contraria a qualsiasi forma di divieto. Quindi lei è per la libertà, per l'uguaglianza, è una donna che combatte per i diritti delle donne, che vuole che ogni donna si senta libera, giustamente, di fare quello che vuole in qualsiasi lavoro e non essere costretta a essere giudicata continuamente. Vuole passare il messaggio, ecco, questo è il messaggio che vuole far passare, che qualsiasi donna possa fare, come può fare anche un uomo, di usare tutte le armi che ha a disposizione per arrivare ai propri obiettivi. Ed infatti, come lo fanno le donne, lo fanno anche gli uomini puntualmente. Ci sono tanti esempi di uomini che per arrivare, nonostante facciano buona musica, cantino benissimo, siano grandi musicisti, ma per rimanere al successo, per essere ancora più di successo, usano il corpo. Un esempio? Lenny Kravitz. Nel parlare, perciò, in questa intervista ha sottolineato il fatto che, secondo lei, insomma, l'attuale governo non rende libere le persone, e specialmente le donne, si è rammaricata del fatto che c'è una donna, ecco, a presidente del Consiglio. In realtà la situazione delle donne è peggiorata invece di migliorare, come invece tutti potevano pensare. A rispondere a Elodie
è stata una senatrice di Fratelli d'Italia. Il sunto di quello che ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia è praticamente questo. Zitta e canta. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale. Quindi è inutile dilungarsi più di tanto su quello che ha detto, perché è proprio questo quello che ha detto. Deve stare zitta e cantare, cioè il suo lavoro è cantare? Che canti. Questo è quello che è stato risposto da Fratelli d'Italia. Se durante le Olimpiadi alcuni politici italiani si sono permessi di entrare nel merito dello sport, in molti potevano chiedersi perché un politico entra nei meriti dello sport. La stessa cosa vale di un politico più politici che entrano nel merito dell'Eurovision Song Contest. Quindi gli esempi ce ne sono tantissimi, proprio anche in relazione all'Eurovision Song Contest, dove si è fatta discriminazione. Discriminazione è stata fatta anche durante le Olimpiadi e da personaggi politici che si suppone che di sport non se ne intendano, come non si intendano di musica, ecco, d'altra parte, questo sì. E hanno avuto da ridire anche sui festival di Sanremo. Quindi, perché un politico può parlare di svariati argomenti anche che non sono di sua competenza e una cantante invece deve cantare e basta? È questa la domanda che volevo rivolgervi, perché anche la cantante diventa alla fine un influencer e probabilmente ciò che dice ha un peso molto diverso se detto invece da una persona comune, normale, a un bar. E questo io lo capisco, però si parla sempre di diritti, perciò di cose positive, di diritti, di uguaglianza e di tutte queste cose. E io credo, e qui ci metto il mio parere personale, che la libertà di espressione, e lo sapete che l'ho sempre detto ma lo ribadisco, la libertà di parola, la libertà di essere se stessi, non deve essere assolutamente vietata da nessuna persona che in teoria potrebbe farlo. Quello che vorrei far capire alle persone che ci rappresentano, ecco, politicamente, che Elodie, essendo un artista e quindi ha un pubblico, diciamo, molto giovane, lei non sta facendo altro che far passare messaggi positivi affinché i ragazzi di oggi possano apprendere da questi messaggi positivi uno stile di vita, una sicurezza che magari purtroppo in certi ambienti viene meno. Quello che voglio dire è che cercate anche voi politici di rispettare gli artisti, perché gli artisti devono dare anche degli esempi e lo fanno anche indirettamente facendo musica, e se il loro messaggio è positivo deve passare esattamente come purtroppo a volte passano i vostri messaggi, che tanto positivi non sono. Vorrei sbloccarvi un ricordo. Lei si comporta come una mamma molto severa. Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli. È soltanto uno stile di vita e un punto di vista. Io credo che sia fondamentale che ci sia sempre da rispettare i punti di vista e gli stili di vita di ogni persona, che sia cantante, che sia ballerino, che sia un semplice cittadino. Quello che voglio dire è che se è vero che il cantante deve fare il cantante, allora il politico deve fare il politico.